Ben ritrovati al secondo appuntamento di questo venerdì di Energy Week 2021. Dopo aver ascoltato l'interessantissima testimonianza di Michele Santovito, presidente di AssoEge, eccoci ora con Nicola Morgese, business developer di Centrica Business Solutions. Tra qualche istante ascolteremo dalla sua voce la relazione da titolo Efficienza e sostenibilità per Tarket. L'importanza della manutenzione e del monitoraggio delle performance a servizio di cogenerazione e fotovoltaico. Prima di lasciare parola al nostro relatore, ricordo che la chat è a disposizione per domande e commenti che saranno successivamente condivisi con il relatore. Buon proseguimento di questa ultima giornata di Energy Week 2021. Parola ora a Nicola Morgese. Grazie Marco, buongiorno a tutti, grazie della partecipazione a questa brevissima presentazione che oggi vi illustrerò di un nostro caso di successo, di un'operazione di efficientamento energetico che abbiamo seguito insieme a Tarket. Condivido subito le slide. Quindi efficienza e sostenibilità per Tarket, l'importanza della manutenzione e del monitoraggio al servizio delle performance di fotovoltaico e cogenerazione in questo caso. Qualche parola sul gruppo Tarket, è sicuramente il gruppo leader mondiale per quanto riguarda la produzione di pavimentazioni in linoleum. Vedete qui qualche numero semplificativo della potenza del gruppo Tarket su questo particolare tipo di mercato, 33 siti produttivi nel mondo, 12.500 persone impiegate in diversi paesi, sia a livello produttivo che commerciale, 100 paesi nel mondo in cui è presente con i propri prodotti, e Tarket ha fatto della sostenibilità un valore importantissimo da perseguire in tutti i suoi stabilimenti produttivi. E lo storico stabilimento italiano si trova a Narni, in provincia di Terni, in Umbria. Lo stabilimento ha da poco compiuto 120 anni di storia, questa è dimostrazione di come il linoleum sia un materiale sempre innovativo e all'avanguardia, nonostante la sua, diciamo, età non così giovane, e oggi ha sicuramente risveglio di interesse molto molto importante perché comunque parliamo di un materiale assolutamente naturale, fatto da olio di lino, farina di legno, farina di sughero e in tessuti su appunto un tessuto di juta che poi viene ovviamente lavorato e genera queste superfici che possono essere oggi molto apprezzate anche in ambienti dalle caratteristiche estremamente delicate come per esempio gli ambienti ospedalieri, le scuole, nonché per ambienti residenziali o anche uffici e quant'altro. Chiaramente Tarket ha fatto dell'innovazione insieme alla sostenibilità uno dei suoi valori fondanti e quindi per questo diciamo, oggi riesce ad essere competitiva sul mercato delle pavimentazioni, ma anzi ad avere delle caratteristiche sicuramente esclusive date proprio dalla sostenibilità intrinseca della propria produzione. La sostenibilità ambientale anche del processo produttivo, non solo del materiale in sé, del prodotto in sé, è sicuramente oggi fondamentale per Tarket e quindi guardiamo in breve quelli che sono stati un po' gli obiettivi che hanno spinto il nostro cliente a dotarsi di soluzioni di efficientamento energetico. Sicuramente l'efficientamento energetico, soprattutto per un paese come l'Italia, che ha dei costi energetici sicuramente più alti rispetto ad altri paesi europei e non fosse altro non facciamo il confronto con altri paesi del mondo, sicuramente l'efficientamento energetico genera una riduzione dei costi, chiaramente consentendo di destinare altre risorse al proprio core business. Questo percorso di efficienza energetica si integra su percorsi di sostenibilità, di rispetto sociale che comunque caratterizzano l'operatività e tutto l'operato di Tarket nel mondo e la necessità di affidarsi a partner solidi dal punto di vista operativo, dal punto di vista finanziario, che possano garantire appunto completa competitività e funzionalità all'impianto di cui Tarket stessa ha deciso di dotarsi.
Centrica, da questo punto di vista, ha delle caratteristiche esclusive sul mercato perché è uno dei pochi operatori della cogenerazione dell'efficientamento energetico in grado di coprire tutta la filiera di un impianto dagli aspetti finanziari, passando per gli aspetti autorizzativi pre e post vendita di costruzione e progettazione degli impianti e anche di manutenzione nel lungo periodo. Qualche dato sul sito produttivo di Narni, qui vedete riportati quelli che sono i fabbisogni energetici e le ore di lavoro dello stabilimento, quindi vedete sicuramente le caratteristiche principali sono una complessità produttiva, perché abbiamo un impianto che praticamente lavora H24 per quasi tutti i giorni dell'anno, un fabbisogno energetico molto elevato sia in energia elettrica che in gas naturale, quindi in energia termica, e da qui l'idea di dotarsi di un impianto di trigenerazione. Impianto di trigenerazione che oggi è in grado di generare appunto acqua surriscaldata che viene utilizzata nel processo di stagionatura, acqua calda che viene trasformata in acqua refrigerata per mezzo di un assorbitore a bromuro di litio che viene utilizzata appunto per il processo di ossidazione dell'inolio. Il percorso di Tarket verso la sostenibilità ha fatto sì che lo scopo di questo percorso era quello di diversificare le fonti di approvvigionamento sfruttando e approfittando di tutte quelle che erano le opportunità appunto anche del sito produttivo. Quindi sono presenti un impianto geotermico, un impianto a massa legnosa, quindi una caldaia che genera insieme al cogeneratore acqua surriscaldata, 6 impianti fotovoltaici e un impianto di trigenerazione a gas naturale. Il tutto viene gestito e mantenuto da Centrica Business Solution on site, sfruttando le caratteristiche, le peculiarità del nostro servizio di manutenzione per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione e trigenerazione e monitorando le performance degli impianti installati con il nostro sistema di monitoraggio. Qualche dato sull'impianto: 310 kW elettrici, 170 kW termici in acqua surriscaldata, 152 in potenza termica da destinare all'assorbitore, che poi diventano 106 kW frigoriferi, e oltre stimati 6.000 ore all'anno di lavoro per l'impianto di trigenerazione. Qui vedete alcune performance che abbiamo registrato sull'impianto. L'impianto attivo da agosto 2014 e ha ottenuto nel tempo una disponibilità, come vedete, sempre superiore al 95% di quelle che erano appunto le ore di lavoro in cui l'impianto cliente era disponibile a ricevere i vettori energetici dell'impianto di trigenerazione. Un risultato sicuramente non trascurabile. La realizzazione dell'impianto è stata curata integralmente, totalmente dal nostro reparto ingegneria, quindi tutte le soluzioni sono state studiate per interfacciare al meglio l'impianto con l'impianto esistente. Nella realizzazione dell'impianto vengono chiaramente caso per caso studiate quelle che sono tutte le implicazioni anche per quanto riguarda una estrema attenzione alla sicurezza sul lavoro. Purtroppo oggi è un tema agli onori delle cronache per quello che abbiamo purtroppo vissuto in questi ultimi giorni, e la sicurezza degli operatori non è soltanto la sicurezza di chi costruisce l'impianto, ma anche e soprattutto la sicurezza di chi deve operare quotidianamente sull'impianto per garantirne le performance. Questa attenzione alla sicurezza e quindi anche nel processo manutentivo, nello studio di quelle che sono tutte le implicazioni di costruzione che possono generare delle difficoltà, dei malfunzionamenti oppure delle procedure non sicure all'interno dello stabilimento produttivo, sono analizzate in fase di progettazione e tenute in ovviamente debita considerazione nella realizzazione dell'impianto. Questo non solo perché è un valore fondante dell'operato di Centrica Business Solutions, ma perché riteniamo davvero che gli aspetti manutentivi, gli aspetti di sicurezza facciano davvero la differenza per la buona riuscita di un investimento in efficienza energetica. Chiaramente l'impianto meglio studiato che poi non viene mantenuto correttamente non garantisce
queste performance continuative, non garantisce risultati economici al cliente finale. Come vedete, per quanto riguarda la cogenerazione, Centrica Business Solutions ha un'esperienza oltre quarantennale sulla gestione, sulla costruzione e la gestione di questi impianti. I package di cogenerazione sono costruiti direttamente da noi, quindi non siamo rivenditori e installatori, ma produttori del package di cogenerazione. Operiamo manutenzione su impianti di cogenerazione anche costruiti con motorizzazioni diverse da quelle dei nostri impianti. Lì sotto vedete qualche famoso marchio di un costruttore di genset, e operiamo con una filiera a 360 gradi sulla manutenzione, perché curiamo non solo gli aspetti operativi, quindi il cambio dell'olio, la fornitura dei ricambi, ma abbiamo anche tutto il servizio di help desk remoto, che a volte è fondamentale per garantire al cliente la prima assistenza sull'impianto ed eventualmente anche la correzione di qualche allarme o di qualche piccolo di servizio che può consentire all'impianto di ripartire in sicurezza senza necessariamente l'intervento fisico di un manutentore Centrica. E poi il servizio di manutenzione è sempre accompagnato con la gestione dell'iter autorizzativo e burocratico ricorrente, quindi curiamo internamente tutte quelle che sono le attività legate, per esempio, alla gestione, vendita e rendicontazione dei titoli di efficienza energetica, le comunicazioni periodiche ai vari enti che comunque vanno fatte per questo tipo di impianto. Quindi il servizio è completo, il cliente può quindi continuare a dedicarsi a quelle che sono le sue attività del proprio core business senza farsi, diciamo, senza dedicarsi, senza apprendere delle attività che poi non sono, sono limitate e strettamente connesse solo ed esclusivamente alla gestione dell'impianto di cogenerazione e trigenerazione. I sistemi di produzione di energia di Centrica Business Solutions sono tutti monitorati dalla nostra piattaforma software Power Radar, che è sviluppata sulla base di sensori wireless che misurano le corrette performance, quindi i corretti carichi elettrici in produzione e anche in utilizzazione, quindi attivi e passivi per quanto riguarda l'energia elettrica o altre grandezze impulsive, e questo sistema di monitoraggio ci consente di incrociare i dati di produzione dell'impianto anche con i dati di consumo dell'impianto del cliente finale, fornendo delle reportistiche periodiche automatiche che fanno di questo sistema di monitoraggio non solo un sistema di monitoraggio dell'energia, ma un sistema di monitoraggio potenzialmente della produzione dell'intero stabilimento, e quindi fornisce anche ad aziende multisito come Target la possibilità di fare dei controlli, dei confronti incrociati, di impostare dei KPI di prodotto a livello di estremo dettaglio, per poter indirizzare e rendicontare quelle che sono le performance effettive dell'impianto. E spesso questo aspetto viene trascurato perché lo studio di fattibilità iniziale, l'audit iniziale, è chiaramente fondamentale per il dimensionamento di un impianto, però i processi produttivi nel tempo cambiano. Consideriamo che un impianto di cogenerazione dura qualche anno, anche 10 anni, 15 anni, quindi non si può pensare che un'azienda nel corso di questo periodo non cambi, non effettui altri investimenti, ampliamenti, oppure investimenti in altra efficienza energetica. Quindi la possibilità di indirizzare il cliente non solo nella manutenzione, ma anche nella correzione di quelle che possono essere le gestioni e i processi operativi e produttivi dell'impianto, sono sicuramente un valore aggiunto che mettiamo a disposizione dei clienti finali, con tutta ovviamente la nostra esperienza e la nostra competenza, considerando che Centrica ha realizzato nella sua storia qualcosa come oltre 3.200 impianti di cogenerazione nel mondo, quindi qualche dato di confronto chiaramente lo abbiamo e lo mettiamo a disposizione dei nostri clienti. L'integrazione poi delle soluzioni di efficientamento energetico passa oggi sicuramente anche per gli impianti fotovoltaici, perché questi chiaramente sono fondamentali per garantire quei passi verso la transizione ecologica e verso l'elettrificazione di quello che si può ovviamente elettrificare oggi, e anche qua forniamo con lo stesso modello operativo impianti fotovoltaici, manutenzione e la gestione continuativa
di tutto quello che sono gli aspetti manutentivi e burocratici all'interno dell'impianto. Qualche numero riassuntivo: 310 kW di impianto di trigenerazione e 40 di fotovoltaico corrispondono a circa il 21% dell'energia elettrica soddisfatta da impianti di produzione propri e un 16% dell'energia termica in acqua surriscaldata prodotto e fornito all'impianto dall'impianto di cogenerazione. Questi qualche numero di rendiconto: abbiamo già oltre 10 gigawattora prodotti da quando l'impianto di trigenerazione è attivo, e questo ha consentito oggi la riduzione di circa 830 tonnellate all'anno di CO2 in atmosfera. Questo è un dato fondamentale, perché quando si parla di riduzione della CO2 si pensa solo ed esclusivamente, oggi soprattutto, a fonti completamente rinnovabili. In realtà è dimostrato che l'efficienza energetica ha contribuito per grande parte e contribuirà ancora nei prossimi anni per grande parte alla riduzione della CO2. Chiaramente questo perché le soluzioni sono oggi disponibili, sono oggi mature. Abbiamo detto che facciamo cogenerazione da oltre 40 anni, quindi sicuramente affidabili, e quindi possono davvero dare un contributo notevole alla riduzione delle CO2 complessive. Per fare questo mettiamo a disposizione tutte le esperienze, tutte le competenze di un gruppo multinazionale. Qualche dato su Centrica. Centrica è una multinazionale di origine inglese con oltre 200 anni di storia nel mondo dell'energia, e col nome Centrica Business Solutions individuiamo la divisione di cui faccio parte, che si occupa proprio di fornire soluzioni di efficientamento energetico al settore industriale e assimilato. Oltre 6.000 clienti si sono dotati di soluzioni Centrica nel mondo, operiamo in 13 paesi e abbiamo gestito e gestiamo parecchi terawattora di energia elettrica, di energia all'interno con le nostre soluzioni di efficientamento energetico. Qualche numero sull'Italia: 140 impianti installati, oltre 80 megawatt di potenza oggi attiva sul territorio italiano e oltre 11.500 tonnellate di CO2 all'anno risparmiate grazie all'utilizzo dei nostri impianti. Quindi un processo che parte dall'audit iniziale, si estrinseca con la progettazione e la realizzazione di un impianto di produzione di energia o di efficientamento energetico, e poi continua e deve continuare con un'attenta manutenzione delle performance dei nostri impianti, che si traduce in garanzie di risultato per il cliente finale, che possono essere raggiunte solo affidandosi a un partner solido e strutturato che fa di questi valori la propria guida dell'operato quotidiano. Grazie per l'attenzione, rimango chiaramente a disposizione per qualche domanda su quello che così brevemente vi abbiamo introdotto oggi, e ringrazio l'organizzazione dell'evento per l'opportunità che ci ha dato oggi di mettere a disposizione questa spiegazione, questa presentazione a tutti voi. Grazie. Bene, grazie a te Nicola, grazie a Centrica Business Solution per essere stato main sponsor di questa settimana, di questa Energy Week 2021. Alcune domande e considerazioni. La prima: l'importanza della disponibilità dei ricambi e del primo intervento da remoto per un impianto di cogenerazione o trigenerazione? Sì, sicuramente sono aspetti fondamentali, perché la disponibilità di ricambi e il track record che riusciamo a registrare sugli impianti ci consentono appunto di mettere a disposizione dei clienti, in funzione della taglia del cogeneratore, della tipologia dell'impianto che andiamo di volta in volta a installare e gestire, quel set di ricambi che riduce molto il tempo di approvvigionamento. E già dal 1984 abbiamo sviluppato un sistema di logistica intelligente dei ricambi, e prima dell'avvento della logistica spinta, cosa che ovviamente oggi, di cui oggi beneficiamo per la gestione dei nostri magazzini, dei ricambi presso i clienti, sono fondamentali, associati all'help desk che guida il cliente nella individuazione dell'allarme. Chiaramente abbiamo nei nostri contratti tutte le garanzie di performance, di disponibilità e di reperibilità dei nostri operatori, però evitare
che l'operatore raggiunga l'impianto, anche se soltanto a un'ora, due o tre di furgone dal sito, è sicuramente fondamentale per garantire quel livello di disponibilità così alto che avete visto nella slide. Quindi l'associazione di logistica, competenza e prontezza di riflessi sull'help desk H24 che mettiamo a disposizione è fondamentale per garantire quel livello di disponibilità. Un impianto di efficienza energetica si inserisce perfettamente e ausiliario al resto degli impianti produttivi del cliente. Ciò non significa che il cliente deve diventare esperto di impianti di cogenerazione, ma sicuramente deve interfacciarsi con l'operatore, con il produttore, l'installatore dell'impianto di cogenerazione per garantirne insieme il miglior risultato, perché il risparmio chiaramente poi è del cliente. Perfetto. E le competenze degli operatori del service, competenze multidisciplinari? Ecco, questa è una domanda estremamente interessante. Si pensa a un impianto di cogenerazione come un motore che funziona. In realtà l'operatore del service è un operatore che deve saper fare tante cose, perché un impianto di cogenerazione è una caldaia, se guardiamo alla produzione dell'acqua surriscaldata, del vapore o dell'acqua calda. È un frigorista, perché a volte ci sono chiaramente impianti anche frigoriferi che si interfacciano con altri impianti frigoriferi. È un elettronico, perché la parte di generazione di energia è una parte estremamente delicata e con delle apparecchiature estremamente complesse da gestire, i dispositivi di interfaccia, il quadro di comando e controllo del motore, la gestione del battito in testa, cioè sono tutti aspetti di elettronica fine che chiaramente l'operatore deve conoscere. Quindi l'opportunità per chi opera, chi si occupa di manutenzione di un impianto di cogenerazione e trigenerazione è proprio quella di diventare esperti in tanti temi estremamente diversi uno dall'altro. Quindi se c'è una perdita idraulica su un impianto bisogna intervenire, e se c'è un relay che scatta bisogna saper cambiare anche un relay. E questo impone degli sforzi formativi, degli investimenti in apparecchiature per l'azienda che fa la manutenzione, quindi per Centrica in questo caso, che non possono essere trascurati. Quindi non ci si improvvisa, ecco un po' il tema è questo, non ci si improvvisa manutentori di impianti di cogenerazione dall'oggi al domani, è un percorso, e la disponibilità di dati di altri impianti, di altre tipologie di guasto, di disservizio, di malfunzionamento che un operatore può avere, può mettere a disposizione, può fare la differenza tra un impianto che ha una disponibilità del 95% e uno che ha una disponibilità dell'88%. Chiaramente ogni ora persa, come ben sappiamo, e sanno bene, benissimo quelli che si occupano di processi produttivi continui, continuativi e di manutenzione, ogni ora persa non si può recuperare nel futuro. Quindi questo è un dato di fatto, non trascurabile ovviamente per quando si parla di questo tipo di attività così delicate di efficienza. Perfetto, grazie. Non ci sono ancora altre domande, qualora comunque dovessero arrivare sono sempre a disposizione per condividerle con il relatore e fare da tramite poi con chi ha posto questa domanda. Grazie ancora dunque Nicola. Grazie a voi della possibilità che ci avete dato oggi, davvero. Bene, e a questo punto non ci resta che dare l'appuntamento al prossimo webinar in programma in giornata, dal titolo IoT per processi agili di efficienza aziendale, che sarà in programma alle ore 15:30 con l'ingegnere Roberto Pallavicini di NetSurf. Grazie ancora per essere stati qui con noi in questa intensa mattinata. Vi ricordo che questa non è una settimana come le altre, ma è Energy Week.